Salve a tutti amici e bentrovati di nuovo sul canale YouTube di Jonathan Modellismo. Oggi recensiremo questo A10 Thunderbolt 2 della FMS. Questa riproduzione ha un'apertura alare di 1,5 m ed ha una doppia ventola da 70 mm, 12 pale. La velocità che si raggiunge con questo mezzo è veramente stupefacente, alimentato con una batteria 6S che non è inclusa nella scatola ed è consigliata da 4200-5200 mAh. Molta potenza ai bassi, ma vola anche bene, cosa da non sottovalutare, alle basse velocità. Abbiamo in questa riproduzione anche le bombe, i missili, tutti i dettagli scale ed è interamente in EPO. Ma andiamo a sbirciare all'interno della scatola. Il packaging, come potete vedere, è fatto molto bene, tutto è molto ordinato e molto ben disposto. E giustamente tutte le parti sono assicurate da queste lastre di polistirolo. Il modello è tutto già montato. Quello che rimane da fare è avvitare una ventina di viti per assemblarlo completamente. Le due ventole da 70 mm da 12 pale producono un suono pulito molto vicino a quello di una vera turbina. I 9 servi digitali con ingranaggi in metallo permettono il movimento delle parti mobili. Impianto luci verde sull'ala destra e rosso su quella sinistra. Sulle ali troviamo un connettore ad aggancio rapido molto particolare per la connessione dei servi e delle luci alla fusoliera. I missili posti sotto le ali sono facilmente rimovibili tramite uno sgancio rapido, così come le piccole derive poste sul fondo della fusoliera. I carrelli sono elettrici e gestiti dalla centralina di bordo sequencer, le gambe ammortizzate in alluminio. Le ruote ovviamente sono completamente cuscinettate. Togliendo il cockpit troviamo un ampio spazio dove alloggiare la batteria e la ricevente. Ma passiamo alla prova in volo. In volo il nostro A10 della FMS eccelle per la sua bellezza in primis e poi per la stupefacente stabilità, anche in condizioni di forte vento come nel video. La manovrabilità rimane ottima anche a basse velocità, grazie all'ausilio dei generosi flap. Le due potenti ventole spingono doverosamente il modello permettendogli di decollare in pochi metri e, in fase di atterraggio, le gambe ammortizzate aiutano ad eseguire dei landing abbastanza morbidi. In conclusione possiamo dire che FMS ha fatto veramente un ottimo lavoro con questa riproduzione in EPO e a voi non resta altro che dare un'occhiata sul nostro sito al link che metteremo nella descrizione del video per avere più info riguardo questo aeromodello. Bene, per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video proprio qui sul canale YouTube di Jonathan Modellismo e Droni.